Allora, l'intervento della RAP è stato di presidio e di accompagnamento ai fruitori del parco per consentire che l'attività si svolgesse con il minor danno dal punto di vista dei rifiuti abbandonati. È da considerarsi un successo. I carrellati e tutto quello che abbiamo posto in essere per consentire il recapito dei rifiuti ha funzionato bene, tant'è che oggi, già a partire da stamattina molto presto, siamo riusciti con un intervento abbastanza rapido e coordinato a eliminare tutto, quindi sicuramente entro le 10:30-11 il parco sarà riconsegnato più bello di prima. Concludo un aspetto importante, questo è il risultato anche di un lavoro in sinergia che stiamo facendo oggi tra RAP e Reset. Ieri abbiamo fatto un pezzo, oggi lo stiamo facendo un altro pezzo insieme. Il risultato delle feste è stato sicuramente un grosso afflusso di persone che hanno fruito di questi spazi che abbiamo liberato durante le 3 settimane di intervento, quindi sicuramente un grande successo da questo punto di vista. È chiaro che poi più persone frequentano il parco e più naturalmente c'è la tendenza a sporcare. Noi naturalmente avevamo previsto questa attività e sono state fatte una serie di interventi preventivi che riguardavano sia il posizionamento di cassonetti e di cestini fatto dalla RAP, che anche la presenza di squadre di intervento abbastanza corpose che potessero durante questo periodo recuperare la situazione per riportarla alle condizioni pre Pasqua e Pasquetta. Siamo riusciti al 90% nell'intento, nel senso che comunque qualcosa di residuo c'è ancora oggi, ma oggi ci porteremo al 100% attraverso un intervento di rifinitura di quelle aree che hanno qualche residuo delle festività. Però complessivamente direi che secondo me è stato un grande successo, perché finalmente i cittadini hanno fruito di un parco pulito, messo a posto, manutenzionato sotto tutti gli aspetti, e quindi credo che abbiano avuto, potuto godersi la Pasqua e la Pasquetta ben felici all'interno di questa bellissima riserva.